e lui ritrova ancora i suoi stivali Camperos, i jeans Roy Rogers, la magliettina degli, anzi la cinta del Ciarro, la maglietta Invicta, il piumino Moncler, e grazie a un invito che gli dà un suo collega d'ufficio con scritto Disco Party Revival anni 70, 80, 90, gruppo separati Facebook. Vedi che questo padre di famiglia, leggermente sovrappeso di 45 anni, dopo 20 anni esatti di inattività, torna in discoteca. Certo, dopo i primi, dopo 25 anni di inattività, le coreografie, diciamo, lasciano un po' il tempo che trovano, ecco. Se ciupegu, ai ai ai, se ciupegu, ai ai, se ciupegu, gli ai ai, ciupegu, se ciupegu, gli ai ai, se ciupegu. Infatti, dopo un po' che sta lì che balla, si avvicina una ragazza. Ehi, ciao. Ciao. Ma a cosa si ispira la tua coreografia? Al funky jazz? Al fra? Funky jazz? Volendo, più che altro si ispira alla vendemmia che facevamo tutti i settembre a Orvieto con mio suocero. E mentre sta lì che balla, tutto aromato, se ne avvicina un'altra che gli fa... In particolare questa essenza è Chanel numero 5. No, no, te sta sbagliando, naftalina dell'85, è di mia madre, senti, introvabile ormai, introvabile. E dopo un po', mentre sta lì a ballare... Cioè, ragazzi, 25 anni senza andare a ballare è dura, eh. E soprattutto perché lui ormai era legato a sua moglie, non era compresa nella sua testa l'idea di dover corteggiare proprio una nuova donna, eh? E a un tratto parte uno strano rituale, sai, noi apparteniamo comunque sia, anche se siamo degli animali evoluti, o almeno speriamo, ce l'auguriamo, poi certo, una volta che conosci Brunetta te chiedi pure te se questo è vero o meno, però a parte questo, no, alla fine, cioè, essendo noi un essere umano, no? E non intendevo per l'altezza, per altre cose, chiaramente. Vabbè, dici, se conosci Scilipodi, allora che vorresti dire? Ma c'hai ragione, potresti anche peggiorare. Ma non andiamo a scendere perché rovinarci questa bella serata, no? Di gran divertimento, spero. E quindi, cioè, dopo 25 anni, cioè, lui rimette gli occhi su un'altra donna e parte un rituale di corteggiamento. Come posso farvelo capire che atmosfera? Che come quando torni a casa, no? Che finisci di lavorare di notte, come me, magari faccio degli spettacoli, voglio vedermi un bel film di Totò, un bel film di Alberto Sordi, oppure un film d'azione, un western, quelli che piacciono a me. E invece sono solo questi documentari, capito quali? Quei documentari assurdi, quelli che fanno il rituale di corteggiamento della trota salmonata del lago di Bolsena, il rito d'accoppiamento dell'ornitorinco dell'io della mazza, è un po' così. E parte un rituale con dei segnali impercettibili perché ti scatena l'endorfina. Adesso voi vedrete questo rituale di corteggiamento dove ci saranno dei leggerissimi particolari, dei cenni di corteggiamento che probabilmente neanche voi noterete, sì, perché a un tratto lui, mentre balla, punta gli occhi dopo 25 anni esatti su una ragazza che non è sua moglie. Ciupegu, ai ai ai, se in ciupegu, se in ciupegu, se in ciupegu, se gli ai ai, se in ciupegu, non ciupegu, e se te pego, nemmeno, niente. Ciupegu. Bunga bunga? Se ci vuoi uno, bunga bunga no, e che? Ma alla fine ce la fa. Perché voi ridete, ma non è detto che il primo tentativo vada a bingo così. Lui non molla.
Alle 4:20 della mattina, al 18° tentativo, ce la fa. Aggancia una collaboratrice scolastica in aspettativa di Ficulle, provincia di Viterbo. Dio, ho sbagliato, vaffanculo, mica la posso sapere tutto. Ammazza. Quanto costava sto biglietto? 70 euro, subito, no? Amico mio, ha sbagliato lì. No. Va, faccio personalizzata se volete, Chi ce devo mettere, dai. E alla fine ce la fa. Aggancio una collaboratrice scolastica in aspettativa a Torpieto. E la riporta al bar della discoteca, 25 anni dopo sua moglie. E qui voglio parlare a tutte le donne. Donne, vi ricordate quando vi siete innamorate di vostro marito, mogli? Quando vi siete innamorate di lui perché era il più figo di tutta la comitiva, perché era quello che non si faceva mai passare la mosca sul naso, perché era quello che faceva tutto il corso del vostro quartiere su una ruota con il motorino Piaggio Ciao, perché si faceva rispettare da tutti, perché era il più figo del bigonzo, ve lo ricordate quando vi siete innamorate di vostro marito? Guardatela adesso. Dopo 25-30 anni di cattività con voi, l'avete ridotto a un animale da supermercato. Va a posar carello che c'è l'euro deficiente, sbrigati, sbrigati. Beh, io vi dico, mogli, non lo trattate male, quell'uomo. Perché il vostro marito non vi farà mai mancare, malgrado tutti i suoi difetti, comprensione, danaro, attenzioni, amore. Ma non lo trattate male. Perché ricordate, donne, che dietro al cuore del più onesto padre di famiglia si cela sempre un cuore da piccolo fio della mignotta.